quando sono terminate le catene ufficiali della schiavitù, nel 1888, perché il numero di neri era aumentato al punto che non erano più controllabili, per cui la soluzione pratica è stata dare loro un'apparente libertà. Allora sono iniziate le catene di tipo mentale, con le teorie razziste provenienti dalla Francia, in cui il nero è inferiore, il nero non può fare questo, il nero ha il cervello più piccolo e cose di questo genere. No? Quindi queste catene mentali sono ancora ben presenti e richiedono un processo di trasformazione rapido. Stesso sfruttamento, beh, siamo schiavi veramente, siamo schiavi. Prima parlavamo di schiavitù, siamo schiavi nel vero senso della parola. Che l'Africa è adesso come quella parte del Vangelo quando gli apostoli attraversavano il lago, c'era tutto quest'acqua, questo, e gli apostoli gridavano: Signore, salvaci, altrimenti andiamo sotto. E questo è il grido dell'Africa adesso, perché adesso sono tempeste, sono guerre, fratricidi, guerre nazionali, guerre intertribali, guerre multinazionali anche, e c'è gente dal di fuori che incita fuoco, che dice avanti, avanti, ammazzate, su, 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 ammazzate, abbiamo nuove armi, su, abbiamo nuove bombe, abbiamo nuovi aeroplani, abbiamo nuove cose chimiche, eccetera. Tutto viene dal di fuori, che accendono fuoco, fuoco, e buttano benzina sul fuoco e fanno tutto dal di fuori. Quindi la gente ha perso il senso tradizionale, la dignità africana.